perché sei andato via dalla Jameson? Vabbè, che bella domanda, Sergio. Domanda da milioni di dollari. Mi hanno detto di doverlo chiedere a Di Spirito, no? No, no, vabbè, ma non c'è nessuna polemica, nel senso che quando sono andato via, quando ho scelto di andare a Torre Cuso con il mister e con i ragazzi, la società qui a ballo ancora non era fatta, quindi ho preso questa decisione anche a malincuore, perché comunque a ballo sono stato quattro anni benissimo e sono sempre un grandissimo tifoso della Gelviso. Poi dopo tanti anni è giusto cambiare. Poi, penso sì, ma alla fine penso che sia stata la scelta giusta, quindi con il mister, una volta che mi ha chiamato il mister non potevo dirgli di no. E questa è la verità. Vabbè, però posso dire, si può parlare anche di tradimento da parte di Pascuccio, Spicuzza e Pecora alla Jameson. Non vedo il motivo perché devono. Perché devono pensare. No, Sergio, ti devo interrompere. Però. Sì. Prima di tutto, quando noi siamo andati al Torre Cuso, la Jameson società non esisteva. Nel senso che. Cosa vi avevano detto? C'era l'avvicendamento tra il presidente vecchio e il presidente nuovo. Quindi. Poi comunque sia, quando è arrivata la chiamata del mister, non potevamo dire di no, perché noi, cioè è come quando, sto leggendo lì, quando ti chiama Sir Alex Ferguson, non puoi dire di no. Ma poi la Jameson si rigenera, hai visto? Se ne va Pascucci, se ne va Pecora, se ne vanno giocatori importanti e poi sta sempre lì, fa sempre grandi campionati, quindi... Ha ottimi under, mister. Come? Ha ottimi under, gli under ottimi contano tantissimo. Diciamo che la politica societaria perché tu hai fatto viene causa? Sempre premiata. Perché tu hai fatto causa alla Jameson? E dovete chiedere a loro, dovete chiedere alla società della Jameson. Io a questo punto non volevo arrivare, però purtroppo si devono rispettare le aspettanze che dovevo ricevere, l'ultimo stipendio. E dovete chiedere al dottor Piccinino. Però la società nuova. Antonio Piccini è presidente. È la società nuova. Si assumere ogni onore. E questi sono problemi loro, non sono problemi miei. Quindi, sono problemi della società nuova. Tu ce l'hai con la vecchia società? Io ce l'ho con quella che il presidente era Piccinina a me quando mi doveva pagare.